Buonasera, buonasera a tutti cari concittadini. Eccoci al nostro consueto aggiornamento serale sulla situazione nella nostra città. I casi positivi sono sempre 5, 44 sono i tamponi risultati negativi e 22 sono i tamponi in attesa di risposta. Da stamattina ho risposto a centinaia di messaggi e di segnalazioni sul caso di un nostro concittadino con febbre. Capisco la preoccupazione di tutti, ma voglio tranquillizzarvi. Il protocollo è stato attivato dal proprio medico di famiglia, così come previsto. Io ho sentito anche stamattina sia la famiglia che il medico curante. Noi tutti dobbiamo fidarci dei nostri medici, i medici sanno cosa fanno. Inoltre, voglio ricordare sempre che in caso di sintomi riconducibili al Covid-19 o sintomi parainfluenzali, non bisogna recarsi né al pronto soccorso e né agli ambulatori dei medici di medicina generale, ma bisogna contattare telefonicamente il proprio medico curante o il 118. Ricordiamoci di questa raccomandazione. Inoltre, oggi guardando il dato nazionale, sembra che le misure di contenimento stiano iniziando a dare i risultati sperati. Infatti, cala il numero dei contagiati rispetto a 2 giorni fa, anche se il numero dei malati in terapia intensiva resta comunque molto, molto alto. Quindi questo ci deve far comunque ricordare che bisogna mantenere alta la guardia e rispettare tutte quelle che sono le regole che ci sono state imposte. Inoltre voglio ricordare che è fatto divieto di spostarsi tra comuni e comuni, se non per motivazioni di lavoro o per motivazioni di salute. Inoltre è necessario che per tutti coloro che hanno fatto ingresso in Regione Campania e quindi ad Aversa, dall'8 marzo devono comunicarlo al comune e al medico di famiglia. Per il comune noi abbiamo messo a disposizione un numero di telefono che è attivo dalle 8 alle ore 20, lo ripeto anche qui in diretta, che è il 339 87 42 967. Quindi per tutti coloro che sono rientrati sul territorio cittadino dall'8 marzo lo devono comunicare a questo numero che vi ho detto, e inoltre devono osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario e quindi devono mantenere lo stato di isolamento per 14 giorni. Importante diffondere questo messaggio. Inoltre, i controlli sul nostro territorio continuano ad essere molto ferrei, con particolare attenzione alla stazione, naturalmente, e quindi anche con l'ausilio della Polfer. Molti di voi ci hanno fatto caso che da stamattina si controlla auto per auto, con tutte le forze dell'ordine, con la polizia municipale, proprio per far sì che le regole vengano rispettate e se c'è ancora qualche furbetto di stanarlo e punirlo, così come previsto dal nostro ordinamento legislativo. Inoltre, però, devo anche dire che la gente per strada effettivamente sta diminuendo sempre di più, quindi questo vuol dire che finalmente tutti abbiamo capito che per sconfiggere il virus e per contenere il contagio, l'unico mezzo, l'unico strumento che abbiamo, che è quello di restare a casa. Inoltre, come servizi attivi, potete trovare già l'elenco di tutte le attività che svolgono il servizio a domicilio, che già hanno risposto al nostro avviso pubblico inviando un'email a servizio a domicilio chiocciola aversa.org, e colgo anche l'occasione per invitare tutte quelle attività che hanno attivo il servizio a domicilio a inviarci un'email, così noi possiamo inserire l'indirizzo, il nome dei
del negozio anche sul sito del comune, così tutti i cittadini possono facilmente venirne a conoscenza e usufruire di questo servizio. Inoltre, abbiamo attivato un altro servizio importante attraverso un altro avviso, quindi mi appello a tutte quelle attività commerciali che hanno attivo il servizio di spesa veloce, cioè il cittadino telefona, fa la propria ordinazione. Il negozio lo prepara, il cittadino deve andare soltanto a ritirare la spesa e poi ritorna a casa. Quindi invito tutte queste attività che hanno attivo questo servizio a inviarci un'email alla stessa email, quindi a servizio a domicilio @aversa.org. Inoltre voglio informare tutta la cittadinanza che sabato 26 è possibile donare il sangue. Come? Attraverso una prenotazione telefonica al numero messo a disposizione dal Comune di Aversa, lo 081 504 91 51. La donazione avverrà su prenotazione, quindi sarete contattati da un operatore del Comune di Aversa e vi dirà l'orario e dove recarsi per poter donare, e anche questo è un grande segno di solidarietà e di unità di questa grande comunità che ho l'onore e l'onere di guidare. Inoltre, voglio fare anche un avviso importante per tutti i concittadini percettori di pensione, che il ritiro delle pensioni avverrà a partire da giovedì 26 marzo, seguendo la turnazione alfabetica prevista da Poste Italiane. Naturalmente, nelle prossime ore, sarà mia premura diffondere anche mezzo Facebook il calendario con la turnazione alfabetica. Inoltre, voglio ricordare a tutti come invito ad andare agli uffici postali esclusivamente per compimento di operazioni essenziali e indifferibili. Per tutto il resto, non recatevi agli uffici postali proprio per evitare inutili assembramenti ed inutili contatti ed inutili possibili contagi. Quindi, cari concittadini, questa che ci aspetta è sicuramente la settimana cruciale per il contrasto alla diffusione del virus. Sono consapevole che per molti, per tutti, la situazione è difficile, sia economicamente che psicologicamente, ma non dobbiamo arrenderci. Io l'ho detto già altre volte e lo voglio ribadire anche stasera: nessuno sarà lasciato solo, né oggi e né mai. Insieme sono sicuro che ce la faremo, sono certo che andrà tutto bene ed io sarò sempre qui a tenervi aggiornati. Vi ringrazio anche stasera per aver condiviso con me un po' del vostro tempo. Buona serata a tutti.